Inaugurata a Roseto la 7ª edizione di Art in Act, la manifestazione dedicata all'arte contemporanea che anima, come di consueto, l'estate di Villa Paris e ha presentato la prima edizione del premio biennale Giovani per la Ceramica. La mostra, che resterà aperta fino al 31 di ottobre, presenta, oltre a quelle in concorso, decine di opere realizzate dai maestri ceramisti di Castelli, Serafino Mattucci, Giancarlo Sciannella, Marco Appicciafuoco e Nino De Simone. Castelli, grande protagonista di questa esposizione, Castelli che espone il passato, il presente e il futuro della ceramica, una ceramica che è famosa a livello internazionale e che vogliamo portare anche oggi alla ribalta. Arte quindi come veicolo per la promozione del territorio, ma anche per dare opportunità ai giovani. Per la prima volta infatti sono stati assegnati 3 premi ad artisti under 40. I vincitori sono stati Naomi Caserta, Andrea Pistocchi e Marcello Melchiorre, rispettivamente per la fedeltà alla tradizione di Castelli, per il miglior concept e per l'innovazione nella tecnica e nei materiali utilizzati. Ospite d'onore il professor Filippo Daverio, che ha affascinato il folto pubblico raccontando l'arte della ceramica come un'arte primordiale, antecedente al linguaggio, che nasce con la scoperta del fuoco. È una sorta di grande mescolanza di proposte, però tutte legate in verità alla terra, alla terraglia o a ciò che si trae dalla terraglia, il mosaico, gli interventi, che sono arti di solito considerate meno importanti del dipingere. Però oggi che tutti i meccanismi così delle graduatorie si sono rotti, tutti si equivalgono. Si può essere grandissimi artisti facendo un oggetto di ceramica grande così.